Allora, quello di cui voglio parlarvi oggi è una eh, questione legata al come scelgo e che tipo di strategia provo ad utilizzare eh, per, in base alle persone che ho davanti. Perché? Perché mh, quello che, che vedo spesso è che la, eh, ci sono persone con, con mentalità eh, chiaramente diverse da altre, e quindi. Possiamo, possiamo quindi definire queste persone eh, in maniera molto eterogenea rispetto al loro approccio al cibo, alla dieta e all'obiettivo che stanno cercando di ottenere. Ovvero, se eh, ho davanti una persona che ha una mentalità da atleta, questa non avrà nessun problema a gestire anche eh, diete piuttosto complesse in cui è richiesta un'attenzione estrema al... Ehm, alla, magari alle grammature piuttosto che al tipo di, di alimenti che scegliamo piuttosto che a, chiaramente al eh, momento in cui viene, deve essere consumato quel pasto invece allo, a, a, diciamo all'opposto all ci sono persone che qualunque tipo di dieta eh, venga somministrata anche la più facile eh, non sono così, così capaci di, di gestirsi infatti eh, è proprio la, 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 creare una routine che diventa un problema quindi il, il, il rapporto che c'è con il cibo in questo senso. Quindi un atleta, per l'atleta, il cibo diventa sostanzialmente la benzina con cui si rigenera la performance. Dall'altra parte, il cibo è totalmente. Non ha più componente di carburante, ha componente più legata alle emozioni, alla compensazione alla, e all'associazione alla, all con altri eh, tipi di emozioni che, che, che spesso e volentieri portano la persona a uscire dal piano alimentare che sta facendo. E quindi è chiaro che per due persone che, che partono da questi estremi. L'alimentazione deve essere per forza di cose molto diversa in partenza. Perché? Perché da un lato l'atleta avrà sicuramente eh, bisogno da subito di eh, ottenere... La, la migliore alimentazione teorica possibile per lui. Perché? Perché tutti i problemi legati alla messa in pratica, alla, al conteggio degli alimenti, all'organizzazione, eccetera, sono tutti problemi che sono, non sono problemi per lui, non sono percepiti come tali, non esiste il problema del, eh, della messa in pratica o comunque se esiste è sicuramente molto, molto eh, piccolo e su, superabile rispetto poi a quello che devono fare. Quindi è un, è un non problema questo per loro. Invece, per l'altra persona, quello che è il punto di partenza non è l'ottimizzazione teorica dell'alimentazione, o meglio, lo è rispetto però alle sue capacità di messa in pratica, che sono due cose diverse. Quindi farò magari meno attenzione al timing dei nutrienti, alla sua capacità di, di essere preciso nelle grammature, ma cercherò di creare più che altro una, una mentalità più prona allo stare a dieta, più prona a seguire e a cercare di dis disinnescare tutti quei processi emozionali al, al, legati al cibo. Quindi una, un, un approccio completamente diverso. E questo lo devo, lo devo pesare in fase di, di anamnesi. E questo lo peso in due modi. Prima cosa chiacchierando con, con la persona e facendogli tante domande. E la seconda cosa, ovviamente in base all'obiettivo che, che lui si pone, è al suo punto di partenza. Nella maggior parte dei casi il risultato estetico e anche è, è ematochimico, quindi legato all'esame del sangue, è al 95% legato a aspetti comportamentali, giusto o sbagliati? Quindi l'esito di qualunque corpo è legato ai suoi comportamenti, ovviamente nella media. Che possono essere comportamenti già strutturati perché qualcuno li ha già seguiti, o comportamenti semplicemente automatici, che sono abitudini che semplicemente all all allo stato attuale e alla resa dei conti, perché le evidenze sono, sono davanti, davanti a, a noi e non vanno assolutamente bene. E quindi qui si tratta di ricreare dei comportamenti migliori rispetto al, al cibo che, che dovremmo introdurre. E solo dopo che abbiamo creato questo, questo asset, questa mentalità più eh, stabile dal punto di vista del seguire una dieta, più corretta, più prona all'organizzazione, all alla messa in pratica della dieta e all'uso del cibo come eh, un, un qualcosa che potenzia la persona e non che compensa eh, emozioni, solo allora potremo iniziare a essere più, più specifici nel tipo di dieta che sceglieremo e nel tipo di strategia. Perché? Perché la, la, la distanza tra la sua mentalità e una dieta più strutturata sia accorciata, e quindi è possibile che un passettino alla volta questa persona sia più capace di seguirmi. Per l'atleta invece questa distanza è già corta, e dunque non ho grossi problemi nel fargli scegliere da subito una dieta anche molto impegnativa se necessario. Ecco, cerco questo, in questo modo cerco di spiegarvi perché... Eh, prima cosa, ovviamente non uso per tutti la stessa strategia alimentare, e questo è un, gran, un grande errore. Quindi non ho, non ho religioni in questo senso: non ho una, una, una dieta che dico, che considero valida per tutti, proprio per questo motivo. E seconda cosa, eh, come, come bisogna ragionare dal punto di vista della dieta. Quindi una, magari una persona all'inizio ci sorprende che eh, sta facendo qualcosa di tutto sommato molto semplice. Infatti il primo mese generalmente eh, non viene mai percepito come un, un dramma. E, è sempre percepito come pensavo peggio. Perché? Perché le vecchie esperienze di dieta erano molto molto più rigide e severe. E questo paradossalmente dà anche in media più risultati. Perché? Perché il tasso di abbandono della dieta è minore? Perché la persona, riuscendo a stare a percepire una, una flessibilità nella una società diversa, è anche più incentivata a andare avanti e quindi a generare risultati, che per, magari non sono così veloci come sarebbero con una dieta specifica sul, sulla carta, ma quello che mi interessa è che comincino a praticare meglio nel quotidiano quelle che sono le azioni più corrette per lo stare a dieta. E solo dopo appunto aver consolidato questo si passa a diete più complesse, per risultati più ambiziosi. Questo è il mio pensiero su questo tipo di discorso. E quindi prova a analizzarti, autoanalizzarti e pensare a quanta fatica fai nel quotidiano a stare a dieta. E da lì prova a, a capire da che parte puoi iniziare, se più da, dalla mentalità dell'atleta o più dalla mentalità di chi usa il cibo per eh, e compensare emozioni e eh, disagi.